Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa berretta con il telaio circolare, quindi con la tecnica dell'umkitting. Realizzeremo insieme questa berretta bicolore. Allora, quello che ci occorre per realizzare questo berretto è della lana. Io vado ad utilizzare la Mohair Vanity, è una lana che abbiamo già utilizzato per anche lo scaldacollo, perché questo è il video, appunto, questo tutorial realizziamo insieme il cappello abbinato a questo scaldacollo qui. Quindi adesso vediamo assieme come farlo. Ci occorre la lana, il telaio circolare da 41 chiodini, che ha un diametro di 28,5 cm. Circa un uncino con cui andare a lavorare. Il tutto è un ago da lana. Vi ricordo che tutto il materiale, come sempre anche i telai che sono venduti in una confezione da con quattro misure diverse all'interno, questa qui è la più grande, li potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. Allora, per iniziare dobbiamo fare il cappietto qui alla nostra lana e andarla ad inserire qui nel chiodino, diciamo, di inizio, in questo modo. Dopodiché dobbiamo avvolgere il filo due volte attorno al primo chiodino, in questo modo. Poi prendiamo il nostro uncino e facciamo scavalcare la prima asola. Vedete, prendo l'asola inferiore e la faccio uscire fuori. Stessa cosa, avvolgo due volte il filo attorno al chiodino, così, poi prendo l'asola inferiore e la faccio uscire fuori, in questo modo. Ancora. Procedo così per tutto questo primo giro. Una volta terminato questo primo giro, dovete portare il filo davanti e farlo passare così, in questo modo, attorno al chiodino, quindi senza neanche fare un giro completo, semplicemente davanti e poi lo bloccate con le dita, in questo modo. Dopodiché prendete il vostro uncino e fate scavalcare l'asola che sta in basso. Di nuovo portiamo il filo davanti e gli facciamo fare una mezza rotazione, in questo modo, prima di far scavalcare il tutto. Di nuovo davanti, passo, vedete, mezzo così, prendo l'asolina che sta in basso e la faccio scavalcare. Ancora, col filo faccio questo movimento, vedete, solo così, poi con l'altra mano lo blocco. Mentre con questa, con l'uncino, faccio scavalcare l'asolina. Ancora. Procedo così per tutto il giro. Al termine del giro, e siamo arrivati al termine del giro, quando torniamo qui dove c'è questo qua dove abbiamo attaccato il nostro cappietto d'inizio, vedete che lo disfo. E se vogliamo possiamo anche prenderlo assieme all'altro filo con cui stiamo lavorando, portarcelo dietro e farlo, diciamo, sparire all'interno della lavorazione, vedete, in questo modo, e vado avanti esattamente come prima. Quindi avvolgo il filo in questo modo e con l'uncino faccio scavalcare l'asolina. Vedete che lo sto lavorando anche la codina d'inizio assieme, così dopo non dobbiamo andarla a fissare con l'ago, ma la facciamo sparire all'interno del lavoro. Procedo in questo modo per tutto il giro e sempre con questo modo dobbiamo andare a lavorare
altri 24 giri circa, per un totale di 9 centimetri e mezzo più o meno. Ok, dobbiamo proseguire con questa lavorazione, dove avvolgo il filo così e poi faccio scavalcare la mia asolina. Quindi avvolgo il filo in questo modo e faccio scavalcare la asolina, passo davanti e mi blocco e faccio scavalcare la asolina, passo davanti, vedete, in questo modo, e proseguiamo così per altri 24 giri. Allora, una volta realizzati i 10 cm circa del nostro bordo con questo punto, dobbiamo andare a prendere le asoline di inizio del nostro lavoro e andarle a inserire sui chiodini. Quindi per ogni asolina andiamo a infilarci in un chiodino. Vedete? In questo modo. Una volta che avete inserito tutte le maglie in questo modo doppio della vostra lavorazione piegata, diciamo a metà messa in doppio, con l'uncino prendo l'asola inferiore e la faccio uscire fuori dal chiodino. Questa io l'avevo già fatta, passo alla successiva. Vedete? Mi infilo con l'uncino nell'asola qui all'interno dell'asola inferiore e la faccio scavalcare. In questo modo e procedo così per tutto il giro. A questo punto dobbiamo lavorare 5 giri di punto base della lavorazione a telaio. Come si fa? Si passa il filo dietro un chiodino e poi si fa un giro completo, poi di nuovo passiamo dietro il chiodino successivo e facciamo un giro completo dietro il chiodino e un giro, vedete, così, dietro al chiodino e un giro, dietro al chiodino e un giro. E dobbiamo proseguire in questo modo per tutti i chiodini. Voilà, siamo arrivati al termine del giro. A questo punto prendiamo di nuovo il nostro uncino, esattamente come prima, lo inseriamo nell'asola inferiore e la facciamo slittare fuori. Quindi vedete, con l'uncino entro nella maglia inferiore e la faccio scavalcare. Così, e la faccio uscire fuori dal chiodino. Quando ho finito di far scavalcare tutte le asole ho completato un giro e posso ripetere lo stesso identico procedimento di avvolgere il filo e far scavalcare le asole per altre 4 volte. Una volta realizzati anche i 5 giri, vedete, questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a lavorare in bicolore, quindi andiamo con il filo che abbiamo a passare attorno a 2 chiodini, poi saltiamo il terzo, che è questo qui, e passiamo di nuovo attorno ai successivi 2. Ne saltiamo uno e avvolgiamo il filo
attorno ai successivi due, poi di nuovo ne saltiamo uno e così via per tutto il giro. Quindi avvolgo attorno a due e salto uno. All'ultimo finiamo in questo modo, che ne facciamo uno solo, l'altro lo saltiamo e così via, in modo da non averne quattro vicini. Se volete potete bloccare il filo, l'ultimo che fate lo potete già far scavalcare in modo da avere il filo bloccato e che non vi si disfi il giro, mentre adesso andiamo a prendere l'altro colore, facciamo un cappietto d'inizio, lo andiamo a inserire qui. In questo modo. E avvolgiamo il filo attorno a tutti i chiodini che avevamo saltato prima. In questo modo. Adesso andiamo a prendere di nuovo il nostro uncino e scavalchiamo, facciamo scavalcare tutte le nostre asoline su tutti i chiodini. E questo è il primo giro bicolore che andiamo a fare. Una volta terminato il giro, andiamo a fare un giro intero con il colore principale, che è in questo caso il mio, è il colore chiaro con il quale abbiamo iniziato la lavorazione del nostro berretto. Quindi un giro completo con questo colore. E voilà, anche qui se volete sempre bloccarvi il filo potete fare sempre prima l'ultimo in modo che non vi si disfi e poi andiamo avanti a far scavalcare tutte le nostre asoline. E poi, una volta terminato questo giro dove scavalchiamo tutte le asoline, dobbiamo andare a ripetere nuovamente questi ultimi due giri un'altra volta. Quindi un altro giro dove andremo a lavorare due chiodini, avvolgere il filo attorno a due chiodini con questo colore qua principale e poi dopo ne saltiamo uno, due chiodini col colore principale, ne saltiamo uno e così via. E poi passiamo con l'altro colore dove abbiamo saltato i fori e poi un altro giro intero. Come stiamo facendo adesso, ovvero tutto col colore principale. Quindi questi ultimi due giri che abbiamo appena visto vanno ripetuti entrambi un'altra volta al termine di questo giro qua. Allora, adesso per proseguire dobbiamo andare ad alternare un chiodino di un colore e uno di un altro. Quindi vedete che passo il filo attorno a un chiodino mentre l'altro lo salto. Voilà, a questo punto con l'altro colore passo e vado a coprire tutti i chiodini che prima ho saltato. Ok, terminato di far passare il filo, come prima prendiamo l'asolina più che sta qui in basso e la facciamo fuori uscire dal nostro chiodino. E proseguiamo così per tutto il giro.
Una volta terminato il giro dobbiamo proseguire sempre alternando i due colori, uno di un chiodo e uno di un altro, però stavolta scambiato, quindi dove prima avevamo il colore più scuro adesso faremo quello più chiaro, e dove prima avevamo quello più chiaro adesso useremo quello più scuro e così via. Quindi vedete che vado ad alternare i colori in questo modo, ok? E devo proseguire in questo modo per altri 4 giri, ok? Quindi questo giro qua abbiamo iniziato qua e altri 3, alternando appunto i colori in questo modo, sempre scambiandoli. Allora, una volta terminati anche questi 5 giri, prendiamo solo il secondo colore, che nel mio caso è quello più scuro, e andiamo a fare un giro intero solo con questo colore. Quindi avvolgo il filato attorno a tutti i chiodini e, terminato di fare questo, con l'uncino andrò a far scavalcare tutte le asole, quindi un giro intero solo con questo colore. Terminato anche questo giro di solo col colore più scuro, adesso dobbiamo andare a fare 2 giri dove andiamo fare 2 chiodi, avvolgere il filo attorno a 2 chiodini di con questo qua più scuro sempre, poi ne saltiamo uno e andiamo avanti ad avvolgere il filo attorno agli altri 2 chiodini, ne saltiamo di nuovo uno e avvolgiamo il filo più scuro attorno agli altri 2 chiodini e così via. Una volta fatto tutto il giro col colore più scuro, andiamo a prendere il colore più chiaro e andiamo a passare nei chiodini che abbiamo saltato. In questo modo. Dopodiché andiamo a prendere il nostro uncino e andiamo a far scavalcare la solina inferiore. Terminato questo giro dobbiamo lavorarne un altro identico, lo stesso identico modo, quindi sempre 2 chiodini col colore più scuro e uno col colore più chiaro. Terminati questi 2 giri possiamo andare a tagliare il colore più chiaro, che non ci serve più, e invece proseguiamo a realizzare altri 5 giri di punto base solo più con l'altro colore. Quindi avvolgiamo il filo attorno a tutti i chiodini e poi passiamo a far scavalcare l'asola con il nostro uncino e procediamo così per gli ultimi 5 giri di lavorazione del nostro cappello. Dopo aver realizzato anche gli ultimi 5 giri, taglio una gugliata di lana che resta sempre qui attaccata e la infilo in un ago tirafettuccio, ovvero in un ago di plastica. Dopodiché passo con l'ago all'interno della solina che si trova qui nel chiodino e faccio passare il filo. In questo modo. Stessa cosa, mi infilo sotto la solina del chiodino a fianco e di nuovo tiro. Procedo così per tutte le asoline di tutti i chiodini. E così via. Allora, una volta che avete passato il filo attorno a tutte le asoline, prendete di nuovo il vostro uncino e andate a smontare il lavoro dal telaio, ovvero fate fuoriuscire le asoline da tutti i chiodini, ok? Senza paura, tanto non si disfa nulla. In questo modo. E così via. Smontato il lavoro, prendiamo il filo e tiriamo fino a far chiudere insieme il nostro berretto.
Dopodiché andiamo a fissare qui il chiodino, il filo, quindi andiamo a cucire, a chiudere il nostro lavoro, e io poi qua in cima andrò a fissare un pompon del colore più scuro del mio berretto. E questo è il risultato finale. Guardate, ho terminato la berretta, questo è il risultato finale con il nostro bordino doppio e poi qui che si scambiano i colori. Sono veramente molto soddisfatta. Alla fine ho deciso di chiudere semplicemente così, di non mettere né il pompon né niente, perché mi piaceva di più così senza niente. Però se volete potete anche voi decorarlo appunto ancora con un pompon, un bottone, quello che più vi piace. Io ho deciso di lasciarlo così, che mi sembrava la soluzione migliore, ecco. E quindi anche questo progetto è giunto al termine. Se provate a realizzarlo, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Maria e le mie cuginettine. Un bacione enorme, ciao!